Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie ancora. Bentornati. Grazie ancora per essere qui con noi a Roxy Bar. Quindi praticamente voi che ci guardate dall'altra parte dello schermo siete con noi in questo bar che, come dice Giuseppe Palomba, è il bar più informato del nord-est e speriamo anche che si beva bene, insomma, visto che con i Magredi mi pare che la non cosa abbiamo dubbi, dai, non anzi, abbiamo dubbi. Ringraziamo no? anche il signor Magredi per l'ennesimo prosecco di stasera, perché è veramente buono, buono, buono. Ecco, che poi è tombacco, no? Tombacco, sì. Avrò bisogno di bere anch'io perché sono in fibrillazione per quello che succederà questa sera al Meazza di San Siro. Guarda, no? Siamo tutti in fibrillazione, sì. Speriamo in almeno un punto del Milan stasera, almeno un punto. Incrociamo le dita, incrociamo le dita. Io non vorrei intervenire in questo dibattito tra voi due, preferisco... Va bene, questa sera abbiamo tanti ospiti qui in studio che sono gli amici di Cordovado, no? Della sì. SPAL, quindi fatevi un applauso da soli perché siete bravissimi. Allora, ma abbiamo anche ospiti di tutto riguardo ai tavolini. Sì. Allora, cominciando da qui, no? Direi proprio dalla SPAL Cordovado, è insieme a noi Michele Russolo, che è il responsabile del settore giovanile, ma non solo, poi ci parlerà anche della partita che siamo andati a vedere oggi con il Camino. Sono andate bene le cose per la SPAL. Comunque poi ci faremo raccontare anche questo, sentiremo anche le interviste che abbiamo realizzato a Cordovado. Vicino a Michele c'è Katia Rosolen, che è un'altra dirigente della SPAL. Al suo fianco, si può dire il papà? Il papà, Dario Rosolen. Grande tifoso del Pordenone e grandissimo artista, poi vedremo anche alcune delle sue opere. Bene, poi Graziano Morandin, un e qui ritorno, deve scattare un altro applauso, perché come dicevano di noi Loretti quando abbiamo ripreso a settembre a Telepordenone, a volte tornano. Ah, e beh. Anche lui questa volta si è seduto sulla panca del Fontana Fredda, bisogna dire la verità. Due partite, 4 punti, un successo a Lignano e un pareggio oggi preziosissimo con la Pro Gorizia, dove non si sono assolutamente visti. Vado a vedere quanti sono, 21 e 7, 14 punti di differenza in classifica fra una Pro Gorizia seconda e un Fontana Fredda che fino almeno alla vigilia della partita era penultimo in classifica. Poi vedremo classifica come sono le cose adesso. E vedremo anche delle immagini. Vedremo le immagini delle perché partita. Siamo stati lì a riprendere. Vicino a Morandin c'è Emanuele Cusin, vecchia conoscenza anche lui del nostro programma, ora dirigente e direttore sportivo del Fontana Fredda. E saltiamo poi a pie pari le brutture e parliamo invece, grazie Silvia, di essere qui con noi da una parte, mentre e Giada condividi il mio piacere tu con Giada. Benissimo, parleremo ovviamente anche del Pordenone, che certo non ha giocato oggi perché sarà protagonista del Monday Night domani sera, e possiamo anche dirlo, in diretta su Rai Sport alle 20:45 giocherà al Bottecchia contro la Triestina. Noi oggi però sentiremo quello che ha detto alla vigilia oggi appunto Attilio Tesser, tecnico dei Neroverdi, e parleremo anche di questo derby che vedrà anche parecchi ex in campo tra le fila dei Neroverdi, due ex rossolabardati appunto come Tesser, che ha diretto la Triestina, e come Michele De Agostini. Dall'altra parte invece ci sono Federico Maracchi, un beniamino del popolo neroverde, vero? Poi conferma Rosolen, poi Giovanni Formiconi e lo stesso Massimo Pavanel, che è stato sia giocatore che allenatore del Pordenone, portando il Pordenone in Serie D, tra parentesi. Comunque di questo parleremo dopo. Ok, però non parleremo chiaramente solo di calcio, nella parte, diciamo, nella seconda parte, ma a me non piace chiamarla così, diciamo la parte dedicata nella prima parte bis. Nella prima parte bis, ecco. Bene, no? Ecco. Parleremo di pallavolo, saranno ospiti qui negli studi le ragazze e i ragazzi della Pallavolo Pordenone,
e poi anche di basket insieme a Carraro. Certamente, ma soprattutto quelli di calcio abbiamo promesso loro di farli andare via in sì. tempo per andare vediamo, a vedere vediamo come... il big match. Sì, è una promessa, non sappiamo se riusciremo a mantenerla. Okay. Ma... Bene, a questo punto allora andiamo a vedere i risultati, a cominciare dalla Serie A fino alla terza categoria. Sì. Serie A allora, con Palomba al suo tablet pronto ad aggiornarci sulle eventuali gare, non solo di Serie A ma anche degli altri campionati che si stanno giocando in questo momento. Atalanta-Inter 4-1, e questo diciamo che è un risultato non tanto per la vittoria dell'Atalanta, che è una formazione eccezionale, l'ha dimostrato nel corso di questi ultimi anni, ma per l'entità del vantaggio dell'Atalanta, 4-1. Chievo-Verona-Bologna 2-2, Empoli-Udinese 2-1 con l'Udinese che ha sbagliato un calcio di rigore, Frosinone-Fiorentina 1-1, Genoa-Napoli 1-2, Milan-Juventus è il posticipo di questa sera, Roma-Sampdoria 4-1, Sassuolo-Lazio, anche questo è un risultato... Prego? Stanno giocando adesso. Si sì, sta giocando adesso al 60° ed è 1-1. Gol di Parolo, pareggio di Ferrari. Ecco, poi magari ci dici anche i gol dell'Atalanta e dell'Inter. Certo, sono pronto. Sei pronto, vai allora. Atebur, Mancini, pareggio di Mauro Icardi, De Roon, questo è un po' difficile da pronunciare, Barat di Misti e Papu Gomez per il 4-1. Perfetto, era proprio un test per vedere se riuscivi a pronunciare correttamente i nomi. Spal-Cagliari 2-2, lui li ha pronunciati alla napoletana per cui va bene. Torino-Parma 1-2. Classifica. Una classifica che ovviamente è monca perché mancano risultati importanti. Juventus 31, Napoli 28, Inter 25, Milan e Lazio 21. Chiudono poi Empoli con 9, Frosinone con 7, Chievo Verona con 3. L'Udinese a 17 punti. Certamente. Allora andiamo a vedere la Serie B. Ascoli Padova 2-3, Carpi Benevento 2-2, Cremonese Livorno 1-0, Salernitana Spezia 1-0, Cosenza Lecce 2-3, Brescia Verona 4-2, Cittadella Venezia 3-2, si sta giocando... comincia alle 21, anzi Palermo-Pescara. Pescara in testa con 22 punti, Palermo 21, quindi sarà big match quello di oggi fra le due prime. Salernitana 20, Cittadella e Lecce a 19. Chiudono Foggia e Carpi 7, Livorno 5. Andiamo in Serie C, chiaramente qui non ci sono i risultati perché ci sono parecchie partite in corso, poi Giuseppe ci dirà come... Ecco, allora io leggo quelli che ormai sono consolidati, poi sentiamo cosa da dirci Giuseppe con leggendo dal suo tablet. Fano-Ravenna 1-1, Lanerossi-Vicenza-San Benedettese 1-0, Renate-Imolese 1-0, Rimini-Fermana 2-0, Teramo-Albino-Leffe 2-2. Cos'altro puoi aggiungere Giuseppe? Posso aggiungere Feralpi-Verona 0-1, Giana-Sul-Tirol 0-0, Vispesaro-Monza 0-1, Ternana Gubbio 1-0, sono tutte al 44esimo. Perfetto. Bene, allora andiamo, saltiamo chiaramente la classifica della Serie C. E andiamo in Serie D. Adriese Trento 4-1, Arzignano Campodarsego 1-2, Montebelluna Sandonà 1-1, Chions Bolzano 1-0, Clodiense Belluno 0-0, Este Delta Rovigo 3-1, Levico Terme Cartigliano 0-1, San Gheorghen Tamai 1-1, Union Feltre Chiarlins Muzane 2-2. In testa la classifica l'Adriese, segue l'Este a 18, vediamo le nostre, il Chions è a 16, il Chiarlins Muzane a 11, il Tamai a 9. Bene, andiamo a vedere quello che è successo in eccellenza. Fiume Bannia Ronchi 2-3, Brian Flaibano 1-0, Fontanafredda Progorizia 0-0. Avremo le immagini di questa partita e poi il tecnico in studio che vi parlerà appunto di questa competizione. Juventina Cordenons 3-1, Lumignacco Manzanese 1-2, Cras Repen Gemonese 0-2, Torviscosa San Luigi 2-4, Tricesimo Lignano 2-0. In testa troviamo il San Luigi a 28 punti, e Progorizia a 22, Brian 19, Torviscosa 16, Manzanese e Juventina 15. Chiudono Cordenons e Cordenons 9, Fontanafredda 8, il Cras 6.
Promozione Girone A, Casarsa Sesto Bagnarola 5-1, Gonarsa San Vitese 2-2, Corva Vivera Uscedo 3-3, Codroipo Torre 1-0, Pratafalchi Pravisdomini 0-1, Profagagna Union Pasiano 3-1, Spal Cordovado Camino 2-3, avremo le immagini e le interviste con il tecnico e il giocatore che è stato un po' il simbolo di questa partita, poi nelle immagini faremo vedere queste interviste. 2-3 dicevo il risultato, Vaion Tarcentina infine 1-2. In testa troviamo una sola formazione, il Profagagna, che da questa sera comanda da sola. Profagagna con 28 punti, poi Pratafalchi 25, Casarsa 23, Vaion 20, Codroipo 18. Nella parte bassa della graduatoria, San Vitese 8, Spal Cordovado e Gonars 7, Sesto Bagnarola 5, Union Pasiano ancora 0. Girone B, Mladost Gradisca 1-3, Procervignano Corno 3-1, Risanese Chiarbola 0-1, San Giovanni Trieste Costalunga 0-0, Sistiana Zaule Rabuiese 1-0, Tolmezzo Primorie 0-1, Trieste Calcio All 3 non è pervenuta al momento, Valnatisone Pro Romance Medea 2-1. In testa il Primorie con 24, Corno 22, Procervignano 21, chiudono Valnatisone Costalunga con 6. Andiamo adesso in prima categoria Girone A, Calcio Aviano Ceolini 0-3, Nova Sacilese Barbeano 6-1, Ragogna Maniago Libero 4-0, Rive d'Arcano San Daniele 4-1, Porcia Bannia 1-3, San Quirino Vallenoncello 2-0, Unio Martignaco Diana 0-2, Unio Roraico Loredo 0-2. Andiamo a vedere la classifica, Nova Sacilese da questa sera in testa al Girone A con 25 punti, Maniago Libero 24, ma una partita in meno, lo ricordiamo, Rive d'Arcano 22, e ci sarà appunto lo scontro tra seconda e terza in settimana, San Quirino 20, Diana 18. Nella parte bassa, Bannia Aviano insieme al Barbeano e al San Daniele 10. Fermati un attimo, lasciamo che dica la classifica del Porcia che sia Palomba a dirla. Ma è microfonato, sì. È microfonato, sì. va bene, allora, dai, vabbè, finisci tu. Sesto Sant'Antonio, Sant'Antonio Porcia 3 e Vallenoncello 1. Andiamo a vedere quello che è successo nel girone C, perché il B. Ruda San Giorgina 0-0, Domio Aquileia 2-4, Gradese Sant'Andrea 1-1, Maranese Staranzano 2-1, Primorez Vertegada 0-3, Monfalcone Isontina 3-3, Vesna San Pier di Sonzo 0-2, Zaria Rivignano 1-1. In classifica in testa Staranzano e San Pier di Sonzo con 21, seguono Pertegada e Maranese, una con 19 e l'altra con 18, chiudono Isontina 5, UFM Monfalcone 4, Vesna 4. Vediamo se il girone B ce lo girone dà Palomba, B. Se sì. Adesso ha trovato il microfono. Ho trovato il microfono, sì, ce l'ho. Azzurra Premariacco Forum 3-3, Udine United Ancona 0-0, Buiese Sevegliano 2-1, prima sconfitta per questi da inizio campionato. Grigioneri Serenissima 2-2, La Varianza Edegliano 0-1, primo successo partita da Pieve, Santa Maria Fulgor 2-0, Torrianese Aurora 3-0, Venzone Rivolto 1-2. Già, perché Tita da Pieve, ex tecnico del Porcia, riesce a vincere, mentre il Porcia, privo di Tita da Pieve. No. Bene, allora hai anche la classifica per caso? Sì, ti dico solo le prime posizioni, sì. Sevegliano è primo a 25, Rivolto a 22, Santa Maria, Forum a 18 e Azzurra Premariacco a 16. Bene, allora adesso andiamo a vedere quello che è successo in seconda categoria, Girone A, Brugnera Valvasone 2-3, Gravi Sazzanese 0-2, Pocenigo Budoia Vigonovo 2-2, Ramuscellese Liventina 1-2, San Leonardo Montereale 2-0, Sarone Caneva Purliliese 5-2, Tila Ventina Valeriano Pinzano 1-1, Villanova Morsano 1-0. In testa troviamo Lazzanese con 26 punti, insegue il Villanova 25, il Sarone 23, Valeriano Pinzano 21, San Leonardo 20. Nella parte destra della classifica troviamo la Purliliese insieme al Gravis e al Brugnera con 9 punti, Ramuscellese 7, Tila Ventina 1. Girone B,
Artienese Moruzzo 0-1, Arzino Trepo Grande 2-0, Cassacco Reanese 0-5, Glemone Riviera 1-3, Mereto Grifone 1-2, Pagnacco Rangers 3-0, Spilimbergo Maianese 4-0, Unione Tagliamento 2-1. In testa troviamo il Riviera con 25 punti, Reanese e Artenese 24, Grifone 17, Unione e Moruzzo 16. Nella parte diciamo bassa, Trepo Grande insieme al Cassacco 10, Tagliamento e Maianese 5, Glemone 4. Girone C, Teor Torre 1-1, Pocenia Castions 3-1, Pasianese Fiumicello 0-1, Flambro Butrio 1-2, Porpetto Basiliano 0-1, Trevignano Centrosedia 1-3, Tre Stelle Flumignano 1-1, Unio 91, Bertiolo 0-1. In testa troviamo il Teor, anzi un terzetto formato da Teor, Centrosedia e Trevignano a quota 20, Tre Stelle e Torre 18. In coda c'è il Flambro 11, Pocenia e Castions 10, Flumignano 5, Porpetto 1. Girone D, Audax Roianese 0-2, Turiacco Piedimonte 1-1, Gaia La Fortezza 1-0, Mariano Cormonese 3-1, Montebello Breg 3-3, Opicina Sovodnie 2-1, Romana San Canzian 2-0, Villesse Azzurra 2-3. In testa la classifica sempre la Roianese con 28, Piedimonte 21, Mariano e Turiaco 20. Chiudono Audax e La Fortezza 8, Villesse 6, Montebello 1. Andiamo in terza categoria, girone A, 3S Cordenons Varmo 5-0, Zoppola Zompicchia 0-0, Lestizza Pro Aviano 1-0, Maniago Real Castellana 2-2, Sarone Vivarina 4-1, Virtus Roveredo Latisana 3-0, ha riposato Tiezzo. In testa il Sarone con 19 punti, Zoppola 18, Virtus Roveredo 17, 3S Cordenons 14, Maniago 12. In coda Zompicchia 5, Lestizza 3, Pro Aviano 0. Va bene, torniamo in studio. Io chiederei alla regia se è possibile fare un cambio veloce sulla scaletta e parlare prima del match Fontana Fredda-Pro Gorizia per due ragioni. Perché ho promesso a Graziano Morandin e Emanuele Cusin, ma soprattutto alla signora moglie di Emanuele Cusin, di far rientrare suo marito a casa prima è possibile. È possibile cambiare, poi parliamo invece del Pordenone e avremo dicono la cosa. Di sì. Allora, a questo punto io chiederei a Palomba di alzarsi, Sursum, alzarsi, perché voglio sedermi vicino ai miei amici. Posso? Siamo al bar, io mi siedo vicino ai miei amici. Hola, Emanuele Cusin e Graziano Morandi. Un microfono a testa. Allora, prima di tutto chiedo a Cusin. Cioè, come ti è venuta in mente l'idea di chiamare Graziano Morandini? Idea felice, visto i risultati che ha ottenuto nelle prime due partite. Una vittoria a Lignano e un pareggio comodo oltretutto, perché non ha rubato assolutamente niente, con una formazione d'altissima classifica come la Pro Gorizia. Dove l'hai rispolverato? Come l'hai rispolverato? Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito intanto di questa serata. Con Graziano abbiamo iniziato un rapporto 6 anni fa a Fiume Veneto, quindi non ci conoscevamo, però poi da lì è nata un attimo un feeling anche a livello personale. E, è chiaro, quando sei in difficoltà, dopo 8 partite, quest'anno l'idea è stata subito a Graziano, perché comunque è un mister... a prescindere dai valori umani che andiamo perché al di là. Perché come dico sempre io ai miei colleghi giornalisti, se vuoi fare le cose bene devi prendere i vecchi. Non voglio dire queste cose, perché comunque ad oggi ci sono tanti mister che hanno la voglia di sì, mettersi in discussione, però la conoscenza e l'esperienza di uno come Morandini. Infatti Graziano è uno che comunque... ha fatto categorie, ha fatto Serie D e quindi
sei in difficoltà. E... Ma poi io racconto sempre questo aneddoto, lui l'avrà sentito migliaia di volte. Quando allenava in Tamai, che è stato il primo a portare praticamente la zona qui dai, nei dilettanti nostri, lui spiegava come dovevano muoversi i giocatori mettendo i birilli in campo e chiamando il numero del birillo dove teoricamente arrivava la palla e di conseguenza doveva muoversi tutta la difesa. Ed era lì che spiegava e alla fine usciva qualcuno che chiedeva: Mattia, tu capì qualcosa? No, ma anche perché quando è partito a Pulcinigo mi ricordo che ha dato un segnale importante quando è partito negli anni Cristiano, ricordami bene, quanti anni? Qualche anno fa, qualche anno fa. E quindi lì ha dato un segnale positivo a livello proprio di idea di calcio, pensiero. E da lì poi insomma ha avuto il suo curriculum. Sì, ma non occorre, non perché sappiamo, lo conosciamo. Esatto. Io volevo sapere qui... come sei andato a rispolverarlo per portarlo a Fontana Fredda. No, ma noi ci sentiamo sempre nell'arco di questi sei anni di un bel rapporto. Niente, non riesco a tirarglielo fuori. Cioè, no, il bel rapporto che c'è sempre stato. Poi insomma il mister è indiscutibile, insomma siamo su una situazione... Basta complimenti perché sta ingrassando qui in studio, basta così, aspetta un attimo che gli ricordo perché ai giovani tecnici non serve, ma per parlare e rispondere devi mettere il microfono vicino alla bocca, okay. Cioè, quindi no, è per dire, senti, invece allora visto che lui non vuol dirmi come ti ha rispolverato, chiedo io a te, cioè com'è che hai accettato di venire in una situazione che in questo momento come Fontana Fredda, dico, non è all'acqua di rose, cioè difficilissima. Intanto buonasera a tutti. Ma è il termine rispolverato che non... l'ho usato anche per Loreti e me quando siamo tornati. Io non è che ero in naftalina o in qualche altro posto, avevo fatto una scelta tre anni fa, di fare un'esperienza nel settore giovanile, che all'inizio della mia carriera, parecchi anni fa, avevo fatto già a Sacile un anno e mezzo circa. Avevo voglia di fare appunto un'ulteriore esperienza con grandissime soddisfazioni in una società piccola che faceva della necessità. Ho capito. Mi ero messo in testa quest'anno di ritornare in categoria. E a parte avevo già avuto una richiesta dove che in qualche modo purtroppo per me ho rifiutato, ma non perché non fossi contento di chi mi ha... Senti, se non ci dici chi, evita di parlarne. No, ma io chi? Dico... Chi era? No, no, non dico niente. Allora evita di parlarci, e quindi niente, io... Mi sono andato a vedere alcune partite, tra cui anche quella di Fontana Fredda, nel Veneto. Sei messo lì dicendo, praticamente, facendo capire, io sono qua. No, perché andavo a vedere anche forse qualche partita. Cioè, no, assolutamente. Lasciamo perdere, non riesco a tirar fuori un ragno dal buco. No, andiamo avanti. Poi no, è successo, cos'era? Martedì, mi pare, martedì... Vi siete incontrati per caso? No, mi ha chiamato per dire se potevo fare due parole con lui. E siamo così, e mi ha chiamato e abbiamo parlato un attimino, il che naturalmente io ho detto... E cinque giorni dopo sei andato a vincere a Lignano. Sì, vabbè, ma lì il merito non è mio, cioè il merito dei ragazzi e basta. Cioè, io quello che ho cercato di fare in questo periodo è innanzitutto entrare in punta di piedi con umiltà per capire un attimo come era la questione. Di cercare di dare quella serenità data anche dalla mia esperienza come allenatore, insomma bene o male 25 anni che lo faccio, però di mio c'è ben poco, più che altro sono stati bravi loro a mettere in pratica quelle due o tre cose che ne abbiamo parlato, ma soprattutto credo che era fondamentale questa tranquillità. Questa sia dell'uno che dell'altro. Loreti, questa esperienza, cioè tu puoi girare, cercare di tirar fuori qualcosa, ma loro te la girano, te la menano come vogliono e non arriva. Adesso lo faccio arrabbiare di nuovo. Senti, tu hai dichiarato che la formazione del Fontana Fredda avrebbe incontrato la Progorizia con un 4-3-3. In realtà, occhio che lui i numeri proprio, in realtà io ho visto in campo un 4-1-4-1,
cioè, no, per coprire mi, tutte mi, le mi zone dispiace, del campo. Mi dispiace smentirti, ma sì, c'era un 4-3-3, solo sì, che come in tutte le i cose... due esterni offensivi, ma, cioè, ma questo, praticamente questo a livello è un di po', centrocampo. È un po' il calcio moderno di oggi, cioè oggi... Cioè dire le bugie, facciamo 4-3-3 no, 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 poi no, ci bisogna, difendiamo 4-1-4-1. Bisogna essere seri. Alle volte le varie situazioni o le varie scelte tattiche ti riescono benissimo, alle volte devi fare anche un po' di necessità, cioè nel senso che la squadra che si affrontava oggi, il Podgorica, che secondo me è una squadra estremamente strutturata, sia sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto sotto l'aspetto fisico, è evidente che non era facile andare a affrontarli sistematicamente oltre la linea della metà campo. Qualche volta purtroppo siamo stati comunque coperto gli spazi benissimo, sì, veramente, beh, complimenti. È chiaro che la partita l'avevo già vista un attimino così, affrontare un'altra squadra, il Gorizia, vedendo un attimino come era il loro modo di giocare, pensavo che giocando un attimino ancora più corti, cercando un attimino anche più corti come giocata, nel vero, certo, senso della parola, gran controllo di palla, il controllo del palla, forse possibilmente andando ad attaccare sul lato opposto, forse la cosa migliore per noi. Siamo riusciti in diversi momenti a farlo questo, certo, soprattutto per il merito appunto hai fatto arrabbiare ragazzi moltissimo Enrico Cocciani, guarda, veramente. Ma a parte che siamo amici da vecchia data, e difatti è stato un grandissimo piacere. Baci e abbracci alla fine, però durante la partita ti assicuro che chi era nei pressi della panchina della Pro Gorizia ne ha sentiti di tutti i colori. Ma è normale, cioè se io fossi stato nella situazione a 22-23 lui penso che avrebbe, io mi sarei comportato altrettanto allo stesso modo, però bisogna dire la verità, cioè una gran bella squadra, il Pro Gorizia, e penso che alla fine sia... Dove arriverai con questo Fontana Fredda? Io ho detto ai ragazzi, la prima cosa che ho detto ai ragazzi, ho detto ragazzi siamo lì, nessuno ci toglie la posizione, chiudiamo il tutto sotto chiave, poi dopo riapriamo tutto a maggio, vediamo dove siamo. Non ma guardiamo la classifica fino a maggio. Ma dove sì, no, perché se cominciamo a star lì, a guardare la classifica, perché non è che si possa pensare che adesso i problemi sono stati tutti risolti, e ok, no. La risoluzione avviene attraverso il lavoro, forse, e non è detto che parla come che succede. Cioè, no, no, ma bisogna come quelli bisogna di Serie A, guarda, bisogna essere anche, una bisogna cosa essere anche onesti, sì, sì, una cosa, cioè quello che io posso promettere solo è il lavoro. Il lavoro, però visto che da parte dei ragazzi c'è una grandissima promessa di lavorare, quindi che con che una squadra giovane anche, a parte Ciccio. Però devo dire la verità, oggi sì, veramente, cioè, è stato uno dei migliori in campo, ha giocato alla Bonucci con lanci lunghi, a parte che non ma tutti ragazzi, però è giusto dire quello che si è visto, comunque come certo, i portieri, certo. Cioè, bravi veramente per l'interpretazione adesso, e per la prestazione. Adesso però hai cominciato a viziarli, per cui tu, anche i tifosi sugli spalti, adesso tutti quanti si aspettano qualcosa di più dal Fontana Fredda a Gemona, se non sbaglio, domenica prossima, no? Sì, noi cercheremo di lavorare. Senti, per arrivare a quello. Ascolta. No. È chiaro che cercheremo di lavorare per far bene anche a Gemona. Però oggi dobbiamo pensare appunto di mettere in cascina più fieno possibile per andare fuori da quella situazione che ci permetterà poi eventualmente anche di, anzi senza eventualmente, ci metteranno nelle condizioni di giocare ancora meglio, e quindi... È un grande anche per questo, perché tutto quello che ha detto lui avrei potuto dirlo io al posto suo senza star lì. No, ma proprio quelle frasi standard... Siccome sono un tifoso di Juventino, vado a chiedere dove viene la partita, così. Sì, no, ma già, per carità di Dio, noi siamo felicissimi che tu sia qui, però visto che siamo al bar posso dire che sei stato di una noia mortale. Va bene. Cioè, proprio una cosa incredibile. Senti, dove arriverà il Fontana Fredda con Morandi? Vediamo se riesco a far arrabbiare lui. No, niente. Innanzitutto ringrazio Gianluca Stoico per il lavoro che ha fatto e che ha creduto l'anno scorso su una situazione veramente da salvare una società, e quindi lui si è messo in gioco, e quindi l'anno scorso eravamo magari così
in una situazione che ci siamo salvati. Quest'anno magari la società si è un po' strutturata a livello sia di organico e sia magari di credere una salvezza così. Però visto il campionato non direi che proprio è così facile, perché comunque nulla togliere Pasiano oltre quest'anno veramente è una lotta, cioè tutti possono vincere con tutti, tolgo San Luigi e forse Gorizia, visto oggi da far capire che ogni volta che comunque accelerava aveva un qualcosa in più, però aveva qualcosa in più che però è stato praticamente annullato. Non c'erano 14 punti di differenza oggi. Secondo me no, però Graziano sicuramente ha dato un'autostima ai ragazzi, ha dato un qualcosa che comunque vedi che la squadra ha delle certezze in campo, e quindi questo fa ben sperare. Dove arriva il Fontana Fredda, noi ci speriamo tutti di salvare la categoria, perché comunque Fontana Fredda, la categoria diventa fondamentale sotto l'aspetto un po' settore giovanile. Stiamo cercando di crescere investendo soprattutto sui giovani, quindi è importante salvare la categoria. Con Graziano ci siamo fatto una mezza scommessa, vediamo, dai, mese per mese vedremo cosa succede. Ovviamente dai, non la dite qui la scommessa. Ma no, dai. Guarda, io ti dico la verità, mi sono divertito più sugli spalti del Tognon, perché quella di oggi era una partita per esperti, veramente. A guardare veramente come erano disposte le squadre in campo, molto tattica, corta, non si sono visti gol, però chi capisce di calcio si è divertito ugualmente. Un po' meno mi sono divertito qui al bar, dove io spero sempre nella baruffa, nella cosa. Ma non c'è niente da fare. Diplomatico. Senti, allora vediamo se riesco a svegliarvi con un altro sistema. Da direttore sportivo di una società che è anche scuola calcio Milan, come finisce questa sera Milan-Juventus? Vince la Juve. Juve vince la Juve. Sì, perché io sono juventino. Quindi... ovvio. Quanto? 2-0. 2-0. Graziano, come finisce? Palla. Con il microfono sempre, con il microfono. Io sono juventino, come ti ho detto. Finisce? Io spero che vinca la Juve. Hanno detto bene? Hanno detto bene? Va bene, dai. Però le partite, come sempre, bisogna giocarle. La palla è rotonda, la partita finisce al 90esimo, se non dopo il recupero, per cui va bene, okay. Grazie. Allora, cosa dici? Per punizione li faccio restare qui fino alle 9 o li faccio andare via? No, possono andare via. Possono andare via? Sì. Va buono, allora. Grazie mille, potete andare in diretta così, molto gentili ad essere qui. So che è un sacrificio sia per voi che per le vostre famiglie. Ok, ciao. Grazie mille, saluti. Ciao. Ecco, allora adesso parliamo di Pordenone. Non distrarti, Dario. Chiedevo a lui come finirà, lui che è napoletano, come finisce. Ma lui è chiaro che... Io ti ho già detto come può finire. Oggi spero almeno in un pareggio. Vabbè. Se è una vittoria rossonera sono più contento. Andiamo avanti del Pordenone, parliamo di questo Pordenone. Sì, vediamo un attimo gli aggiornamenti. Sì, vediamo gli aggiornamenti sulla Serie C, visto che siamo qui. Allora, sono appena iniziati i primi tempi con il Verona che vince ancora a Salò. Gian Erminio su Tirol 0-0. Se il Verona fa un colpaccio in casa della Feralpi, ragazzi. Vispesaro Monza 0-1 e la Ternana vince 1-0 col Gubbio. Ma la cosa che più mi preoccupa, Dario, è vero, oggi la Fermana ha perso e quindi è rimasta a 20, Vicenza a 19 ha raggiunto il Pordenone, ma quello che mi preoccupa è la Ternana in questo momento quarta a 18 punti. Sempre con un sacco di gare. A un punto dal Pordenone, con due gare in meno del Pordenone. Questo è preoccupante. Ragazzi, vabbè, ma tanto la Ternana si era detto che era la favorita
del girone, no? Sarà interessante perché tra un po' avremo anche la Ternana, perché la prossima partita sarà quella di domani, Pordenone-Triestina, poi andremo a Monza e ci sarà anche lì la diretta di domenica alle 14.30 su, non più su Rai Sport ma su Sport Italia, e poi avremo la Ternana al Bottecchia. E lì sarà importante. Ma parliamo di questo derby di domani. Abbiamo detto ci sono tanti ex in campo. Sì. Ci sono, passa anche un microfono a Dario, perché sicuramente interverrà anche lui. Sì, c'è da dire che questa... però gli ex sono stati anche due ex che hanno lasciato un buon ricordo a Pordenone. Assolutamente. Sia Maracchi, il mulo, come tu l'hai più volte chiamato sul Gazzettino, anche perché famoso è stato il gol con l'Albino Leffe che ha fatto nel 2015, che ci ha regalato poi quei tanti sospirati play-out persi, esatto, poi con persi una società con fallita, tra l'altro, e anche Formiconi, che dall'anno scorso è stato sempre tu, hai coniato anche il detto. No, non sono stato io a coniare il detto dai e Formiconi, ma è stato su Facebook un suo amico ristoratore, fra l'altro, per cui non si può dire il nome, che su Facebook ha coniato questo dai e Formiconi, che poi è diventato l'urlo di guerra per tutta la stagione. Sono stati due ex veramente che hanno lasciato un buon ricordo a Pordenone. Sicuramente sentono questa partita e daranno più di un giocatore normale, e quindi sarà veramente dura. L'abbiamo detto, un ex è anche Pavanel. Che ha vissuto qui gli anni forse più difficili del Pordenone, quelli di Lino Mungari, e io ho sottolineato al Gazzettino, perché ero presente, lo so, che in quell'occasione lì lui stesso aiutava i suoi compagni, diciamo così, meno abbienti, no? Tirando fuori soldi di tasca sua per farli arrivare a fine mese. Poi invece, da tecnico, ha portato il Pordenone in Serie D, dall'eccellenza, e direi non ha avuto poi la giusta riconoscenza da parte della società, se vogliamo, per essere un pochettino meno melensi quando finisce un ciclo, non si parla neanche più di riconoscenza, forse le strade andavano divise, spesso ma c'è comunque chi vuole andare via da vincitore. Comunque così è stato. Del resto Pavanella ha detto, l'hai letto sul Gazzettino, non ha nessun rancore verso la società, anzi si ricorda di Lovisa molto... molto volentieri. Cioè, tu ti ricordi di Pavanella? Certo, mi ricordo, sì. Se ne ricorda tanti in 40-50 anni, voglio capito. Dire. Cioè, mi ricordo adesso... Pavanella giocava insieme alle frecce tricolori. Esatto. Quando siamo riusciti a tesserare le frecce tricolori, che Pavanella ha detto degli assi in cielo, in campo un po' meno. Sì, mi ricordo quella frase. Ecco, va bene. Allora, facciamo così. Visto che questa sera ormai... Siamo abituati alle forme più classiche, quelle stereotipate delle dichiarazioni. Non va molto lontano, non è andato molto lontano nelle dichiarazioni alla vigilia della partita, nemmeno Attilio Tesser. Sì, lui è sempre un buon politico, prima delle partite. Sì, certamente. Dico, comunque, ancora una volta... diciamo così, non ha acceso gli animi. La sua politica è proprio quella di dire certe partite non hanno bisogno di ulteriori cariche, i giocatori sono già carichi per conto loro, per cui va affrontata la gara diffondendo serenità, e lui è un maestro nel diffondere serenità. Sentiamo quello che ha detto Dario. Si gioca per vincere tutte le partite, penso che la Triestina sarà uguale, e dopodiché mi auguro che non dovreste essere così, non è che siamo lontani dai nostri propositi, poi ci siamo sempre lì, quindi dipende che tipo di prestazione che facciamo, quella è più o meno deve darci un'indicazione, non sempre solo il risultato. Se la squadra sta bene, la sua partita, come l'ha fatta, non l'ha fermata. Io sono stato bravo, lo stesso. Poi se facciamo una brutta prestazione per il primo tempo di San Benedetto, io sono stato bravo. E alla fine il risultato di una comunità. La partita è chiaro, noi domani proveremo tutto per vincere la partita, una mentalità diversa, quella sempre. Perché
siamo stati in alto, perché vogliamo mantenerci in alto in classifica, perché vogliamo dare una soddisfazione alla proprietà e alla nostra tifoseria che ci tiene tantissimo questa partita. Ma è di tutto questo che la squadra va in campo sempre per ottenere il massimo. Perché ho paura che altrimenti, se dopo un momento straordinario, perché forse si confonde la normalità con le cose molto positive. A me che mi piace parlare con equilibrio, non ho mai fatto notare che stavamo facendo qualcosa di importante, primi con 4 punti di vantaggio. Però mi piace essere equilibrato, lo ero prima e non sarò negativo adesso. Questo è il messaggio che voglio fondamentalmente rispondere a te e dare, perché gli equilibri servono. Se poi noi dobbiamo pensare di essere primi classifica con 5 punti di vantaggio, secondo me stiamo nella strada sbagliata. A me è detto che il nostro obiettivo è costruire in 2 anni qualcosa di importante e far sì di fare il meglio possibile fin dal primo anno, con l'obiettivo dei play-off. Siamo dentro i play-off, siamo sempre stati. Adesso non basta la partita, se viene la Triestina che si dimostra più forte di noi, cosa devo dire? No, faccio complimenti alla Triestina e va via. L'importante è che noi non abbiamo solo noi, senza senso, allora si porta negatività sulla mente. La negatività non aiuta nessuno, né a chi vuole bene veramente alla squadra e né a chi magari è più contento che la squadra vada meno bene. E quella negatività la dobbiamo mettere da parte. Ho avuto un approccio cattivo con una squadra che invece è partita a 2000 all'ora. Al primo affondo, sul rilancio del portiere, abbiamo trovato un gol. E da lì siamo stati un po' qualche minuto in difficoltà e loro sono stati molto molto bravi ad approfittare di questa difficoltà. Perché già nella finale del primo tempo eravamo riusciti a riequilibrare, parlo in termini di campo, di tenuta di campo, la partita. Col secondo tempo che abbiamo trovato il gol, è una squadra a trazione più offensiva chiaramente, abbiamo trovato un equilibrio buono e siamo riusciti ad andare a pareggiare facendo qualcosa di importante, perché al di là dei 2 gol è una mentalità, è quello che volevo dirti prima, sulla mentalità con cui la squadra si era espressa nel secondo tempo, di un volere anche in 10, recuperare la partita, non si è attaccato anche dopo per un periodo, dopodiché si è riequilibrata negli ultimi minuti. Però quello è quello che io voglio vedere, la mia squadra, quello è lo spirito che domani sera voglio vedere, di chi c'è, di chi vuole lottarsi e giocare la partita con quella giusta determinazione. Poi delle volte ci sono anche gli avversari, certo. Loro sono stati molto bravi, ci hanno veramente stato addosso, hanno detto tutti la migliore prestazione della San Benedettese, che è una buona squadra creata per essere importante, lo scorso sono arrivati terzi, non lo dimentichiamo, e ci hanno saputo affondare, noi non abbiamo reagito bene subito, questo è stato il punto. Quindi quando sei colpito subito così e non ti riprendi, rischi, e noi abbiamo rischiato anche il terzo. E da lì, pian pianino, siamo nel finale primo tempo costruito, poi la base per il secondo, poi serve il calcio col pizzico di fortuna per far tutto. Abbiamo visto, sono tutti i nostri tifosi ieri al campo a incitarci e quindi percepisci che l'ambiente ci tiene tantissimo a questa. E come ci teniamo noi a far bene, lo dicevo prima, difatti, di regalare delle soddisfazioni, no? e esterne ai tifosi, alla proprietà e dopo a noi stessi, perché poi alla fine la classifica, no? è quella. E noi giochiamo, vogliamo far bene, no? Il nostro futuro, la nostra vita è quella lì. Ecco, bisogna capire questo, no? C'è questa volontà. Quindi è un derby, una partita sentita, è una partita equilibrata, perché di fronte troviamo una squadra secondo me molto forte. E speriamo che venga fuori una bella partita nel complesso, come lo è stato con Vicenza, no? Una partita di, qualcuno ha detto, uno spot per la Lega Pro, che venga fuori un'altra partita qualitativa così, e speriamo di fare la nostra bella partita, di provare anche e di trovare la giocata vincente. C'è qualcosa da dire su chi è a disposizione? 2, Gavazzi e Semenzato sono tornati ad allenarsi solo ieri in gruppo. Solo ieri, Gavazzi dopo 13 giorni e si è mezzato da domenica, chiaramente più ravvicinato. Quindi quando tante persone mi chiedono hai tutti a disposizione, sì, c'è chi però sta meglio, e uno che si allena in 13-15 giorni, si allena 2 giorni, non può essere sicuramente al meglio della condizione, oppure we're going to
Bene, allora, anche Tesser come Morandin, dico, è un diplomatico, no? Beh certo, lui è un diplomatico, no? Va di qua, va di là, cerca di spiegare un po' le cose, ma comunque è fatto così, insomma. Comunque domani ci sarà un grande derby con un grande pubblico, 2.400 sono gli spettatori previsti, 400 dei quali arriveranno da Trieste. Siamo pronti per affrontarli? Sì, siamo pronti, siamo già abituati a affrontare la Triestina qualche anno, che, siamo già abituati, insomma, rodati. Cosa vuoi? Come finirà? Finirà... 1x2, cioè, no, anche tu, anche allora. Tu. Però io sono sicuro il Pordenone non perde. Beh, 1x, già. Dai, voglio giocarla 1x. Va bene, 2 proprio doppia, non, voglio, doppia, non voglio vederlo. La doppia 1x, qui anche il cuore che parla, perché tu appunto sei tifoso del Pordenone da un sacco di anni, non diciamo quanti, perché abbiamo cominciato insieme praticamente. Certo, per sì, cui. Ma piuttosto perché non ce lo dici tu come finirà, che sei un po' combattuto tra gli alabardati e i ramarri? Io non sono combattuto fra gli alabardati allora, e i ramarri. Allora, di il tuo risultato. Il mio risultato è 2-1 per il Pordenone. Allora già Triestina, ma capite già. Ma gufa un po', gufa, dice così, gufa. No, assolutamente, no, perché io, cioè, la Trieste mi rimane nel cuore, ma ragazzi, sono di Pordenone, cioè lavoro con il Pordenone, mi farebbe piacere che lavoro con il Pordenone, non nel senso che faccio parte della società, certo, ma che scrivo per il Gazzettino, Telepordenone, Tutto Pordenone, eccetera, per i Neroverdi, e mi farebbe piacere arrivare a un certo punto a scrivere di loro anche in Serie B. Per cui, se per arrivare in Serie B bisogna battere la Triestina, non me ne vogliano i miei concittadini, ma è così, bisogna fare. Comunque, indipendentemente da questo, dicevo, tu cuore nero-verde, il tuo cuore nero-verde si esplica anche nelle tue opere, nei tuoi quadri, no? Vediamo alcuni dei tuoi quadri, che così, questo sì, per esempio... Certo, sì, sì. Dacci il significato. Quello lì è significato, è un sogno svanito, che è andato svanito l'anno scorso quando eravamo a Firenze nei play, perché si intravede una B lì, nei, bravo, no? Bravo, eh. È una B celata, nascosta, che si vede questa C proiettata verso questa B, che prima o dopo deve arrivare, se non un anno o un altro. Devo sempre ringraziare il nostro presidente, che ci mette anima, cuore e portafoglio, e io spero che prima o dopo questa Serie B si sveli, prima o poi arriva. Tessera, hai sentito, ha detto 2 anni. Il programma è raggiungere qualcosa di molto importante in 2 anni. Quest'anno i playoff, l'anno prossimo, non pronuncia la lettera per scaramanzia, però se quel qualcosa di importante non può essere che è la Serie B, quella che lì è sfumata. Sì, in questo, sì, quadro. Certo, perché anche quest'anno abbiamo 2-3 super squadroni, vedi la Ternana, facevamo i conti prima, con 2 partite in meno e lì a un punto, no? E anche per me è la candidata numero 1.
Qui invece non è un quadro questo, questo è un quadretto, sì. No? Perché la tua famiglia, sì, perché sei stato anche premiato perché la tua famiglia ha avuto il maggior numero di abbonamenti. Sì, abbiamo 9 abbonamenti noi, compresi, qui ho anche la mia figlia che si vede qua nella foto a sinistra. Niente, siamo stati premiati l'anno scorso, sì, per questi 9 abbonamenti. Certo. Certamente. Qui rivediamo sempre il quadro di prima. Sì, che è esposto nel museo. Qui è stato donato alla presentazione del Pordenone, se non sbaglio. Qui è quando tu l'hai donato al Pordenone, sì, il giorno della presentazione. Ah sì, adesso l'ho vista, sì, la foto. Sì, questo siamo in piazza 20 settembre, l'anno scorso in estate, mi sembra agosto, no? Certo. Alla presentazione della squadra, e lì è stato consegnato al presidente. Va bene, quindi cuore nero-verde. Questa è l'ultima opera che ho dedicato al Pordenone, perché sono stato invitato a Udine in piazza Mercato Vecchio con una mostra di tutta la regione. Siamo 14 pittori, diciamo, artisti, no, non voglio perché è troppo alto dire artisti, 14 pittori. Perché sono stati, sei modesto, solo per quello. Siamo stati invitati, no, con un'opera, ognuno faceva il sport che voleva e io ho detto vengo, però faccio il Pordenone, no? Ovvio. Ecco, che si vede la tribuna. Prima, il titolo è Prima di entrare in campo. Prima di entrare in campo, sì, c'è questa fase di aspettando l'inizio. Non prima di entrare. C'è questo giocatore che si sta muovendo, scaldando. Ma lui mi ha dato anche una motivazione come l'ha realizzato. Lui ha voluto immaginare il suo posto fisso lì in tribuna al Bottecchia, è quello che vede durante... Sì. Il fischio d'inizio della partita. È il nostro posto, quindi, dove mi siedo io, insomma, da quando ho fatto l'abbonamento. Quindi in pratica, come diceva la canzone famosa dei mondiali in Italia, l'inno dei mondiali in Italia, entrano i ragazzi e siamo noi. E siamo perché noi. Il pubblico si identifica con i giocatori che entrano in campo. Va bene, grazie Dario per essere stato qui. Complimenti a te e tutta quanta la tua famiglia. Grazie a voi. Famiglia. Quella effettiva, che è famiglia intesa anche come tutti i tifosi, eh beh, certo, perché certo. Facciamo tutti parte, tutti di, una parte di una grande famiglia, anche gli acquisiti come Palomba, il grande Ramarro, cioè il grande Ramarro, non il grande fratello ma il grande Ramarro. Benissimo. Va bene. Allora, grazie. Adesso ringraziamo gli amici del Pordenone, adesso entriamo, gli amici del Pordenone, diciamo, saremo noi, gli amici del Pordenone siete voi. Sì, va bene. E adesso apriamo la parentesi della SPAL Cordovado, cominciando proprio con le interviste che abbiamo realizzato questo pomeriggio con il tecnico e anche il tecnico del Camino, però vostro avversario, e anche il giocatore che ha dato la svolta alla partita ed è appunto... Rebellato, che ha fatto, diciamo, in due minuti ha cambiato il volto proprio di questa gara, pareggiando le sorti della disputa, e poi Galliò 10 minuti dopo ha rovesciato l'esito di una gara che sembrava ormai segnata nel primo tempo. Infatti nel primo tempo erano andati in vantaggio De Marchi e Benvenuto per la SPAL Cordovado, un 2-0 che lasciava tutto diciamo presupporre ad una vittoria della formazione di casa. Invece le cose sono cambiate nella ripresa. Ma ascoltiamo ora l'autore, come vi dicevo, Rebellato, delle due reti del Camino, e poi anche il tecnico del Camino, che è Michele Pagnucco. Possono partire le immagini. Allora, è stato con noi in giornata quest'oggi, infatti la squadra della locale, un vantaggio per 2-1, nello spazio di 2 minuti, Rebellato è riuscito a trovare una doppietta che ha completamente rovesciato l'esito della competizione. Era riuscita a trovare il bandolo della matassa, ad andare in vantaggio anche facilmente. C'è stata pochissima reazione da parte vostra. Invece nella ripresa la partita è cambiata completamente.
Sì, fino al primo tempo ci siamo un po' guardati in faccia nello spogliatoio e ci siamo chiesti di provare a girare questa partita. Infatti secondo me già dall'inizio del secondo tempo si è vista una reazione e dopo la palla non sembrava non entrare mai e invece, come succede spesso nel calcio, cambia tutto in pochi minuti. Ecco, adesso voi chiaramente state cercando di raggiungere una posizione più tranquilla di classifica, ma mi sembra che tutto sommato gli stimoli e soprattutto anche i giocatori ci sono, insomma, per poter raggiungere una quota più tranquilla. Sì, la squadra c'è, dopo sappiamo che il campionato però è importante perché insomma comunque stiamo giocando in promozione, quindi ogni domenica su ogni campo bisogna dare il massimo e oggi dimostra che se si gioca al 100% possiamo giocarcela con tutte, appena caliamo un po' l'intensità si rischia. Ecco, il prossimo turno? Il prossimo turno abbiamo il derby col Codroipo, per noi sicuramente è una partita sentita, però insomma deve essere vissuta sicuramente come secondo tempo di oggi, al di là che sia il Codroipo o un'altra squadra. Michele Pagnuco, allenatore del Camino, per commentare questa rocambolesca vittoria. Dopo un primo tempo sicuramente negativo, poi c'è stata nella ripresa una reazione che pochi avrebbero potuto sperare, no? Sì, questa era una partita preparata come una finale, perché tutti e due le squadre erano in grossa difficoltà, noi venivamo da 4 sconfitte consecutive, perdere oggi voleva dire andare nel baratro e poi era difficile tirarci fuori, insomma, perché ogni domenica diventava fondamentale il risultato con poca serenità. Primo tempo siamo partiti male perché abbiamo concesso un gol di facile lettura e quando poi abbiamo provato a reagire abbiamo concesso un altro gol che mi viene difficile analizzare, cioè di una lettura semplicissima col taglio dell'uomo dietro la schiena, non l'abbiamo guardato, l'abbiamo perso, siamo andati sotto 2-0. In quel momento lì non vi nego che anch'io pensavo veramente che fosse complicatissima la cosa, però io conosco i miei ragazzi perché è già da un anno che lavoro con loro e so che hanno un cuore, hanno questa cosa che fino adesso probabilmente non l'abbiamo tirata fuori, oggi l'abbiamo messa tutta in campo. Rebellato è stato un po', sì, quello che ha dato la svolta, no, la partita. Ah, io a Rebellato gli chiedo ogni domenica di fare il mio leader perché sappiamo l'importanza che ha, non solo sotto il punto di vista dei gol, ma soprattutto sotto il punto di vista dell'atteggiamento. Quest'anno è andato un po' a fasi alterne lui, come tanti altri, e dobbiamo capire che in questa categoria, in questo girone, soprattutto quest'anno che è molto equilibrato, non ci sono partite semplici, dobbiamo essere sempre sul pezzo e allora possiamo giocarcela con tutti se abbiamo lo spirito della ripresa. E Rebellato quest'oggi ce l'ha avuta? Rebellato ce l'ha avuta, sono contento di aver recuperato Commisso dopo un mese e mezzo che era fermo e quando è entrato ci ha dato quella qualità che fino adesso ci è mancata, perché è un giocatore che per noi è imprescindibile in questo momento, perché è l'unico che ha la personalità di andare a prendersi la palla in mezzo al campo anche sotto pressione e di darsi quella qualità che fino adesso purtroppo avevamo perso. Sono felicissimo per il gol di Caliò, l'assist di Caliò, perché è un ragazzo che viene da categorie inferiori, io lo seguo da un po' di anni, ho voluto averlo con me in questa categoria, ha subito un po' l'impatto della categoria soprattutto fisicamente, non essendo uno di stazza importante, però adesso inizia a star bene e oggi gli avevo pronosticato il gol e mi è andata anche bene. Bravi sicuramente i ragazzi del Camino che sono riusciti a rovesciare l'esito di questa gara che sembrava ormai segnata, però un po' polli anche i giocatori della SPAL. Insieme a noi, ve l'abbiamo presentato prima, c'è Michele Russolo che è responsabile del settore giovanile, però è anche dirigente della squadra che gioca in promozione. Sì, buonasera, purtroppo sì, polli, veramente polli, però è una situazione che ci stiamo portando avanti da qualche giornata, perché l'andamento di quasi tutte le partite della nostra prima squadra sono state così. Purtroppo non riusciamo a cambiare la situazione che si è creata, speriamo prima o poi di riuscire a voltare pagina, perché la capacità di questi ragazzi è tutt'altro che quella dimostrata oggi. Ma il primo tempo... Ma il primo tempo bellissimo. Infatti non è... Sì, ma è questo, noi non riusciamo, la prima difficoltà andiamo subito in palla e non riusciamo più a ritrovarci. Oggi è stato eclatante perché, come hai detto tu prima, ci sono stati 5 minuti veramente inguardabili
e purtroppo ci hanno portato all'ennesima sconfitta che comincia a essere pesante, soprattutto per il morale dello spogliatoio, che sicuramente non è buono. A fine gara Luca Nonis, il tecnico della SPAL, era così arrabbiato, di solito molto affabile, era così arrabbiato che non ha voluto nemmeno commentare questa partita. Sì, rispetto al Fontana Fredda noi abbiamo un mister bravo ma giovane, no? E molte volte queste situazioni qua non è facile gestirle. Sicuramente noi dobbiamo essere bravi come società a star vicino sia a lui che allo staff tecnico che è di primo ordine, ma soprattutto i ragazzi che, ripeto, ci hanno abituato in passato a altre prestazioni, altri. Purtroppo la testa non è facile allenarla e Luca ha anche un compito in più adesso di cercare di migliorare questa situazione che sta cominciando a diventare un po' pesante, soprattutto nella testa di questi ragazzi. Parliamo ora di, se chiudiamo la parentesi della prima squadra, parliamo del settore giovanile. Qui negli studi ci sono dei rappresentanti, no? Perché voi avete un gruppo di quanti ragazzi? Allora, noi quest'anno siamo riusciti a tesserare 112 ragazzi. Questa sera abbiamo voluto portare qui la squadra dei Pulcini, che è composta, che è stata iscritta ai campionati provinciali di Pordenone con 3 squadre. Dunque abbiamo circa 35 Pulcini. Mi permetto di ricordare anche però abbiamo sui 112 abbiamo la squadra dei piccoli amici, che sono circa una decina di ragazzi. Abbiamo 2 squadre di primi calci e oltre ai Pulcini abbiamo 2 squadre di esordienti. Abbiamo allestito quest'anno nuova, per avere la continuità da parte dell'anno scorso, anche la squadra dei giovanissimi, che è composta da 20 ragazzi del 2004-2005, che sta facendo sempre anche quella il campionato provinciale. Ecco, vicino a me c'è anche Katia Rosalen, che ormai il calcio, voi mangiate calcio e pane, no? A sì, casa esatto. Vostra. Allora, diciamo, inserita in questa realtà della SPAL, che è sicuramente una delle società più importanti, no? Dal punto di vista dilettantistico della regione. Sì, esatto. E voi seguite particolarmente il settore giovanile, perché è importante la prima squadra, però i ragazzi sono fondamentali. Esattamente. Ecco, allora io a questo punto direi di chi è che va a conoscere i ragazzi. Se voleva aggiungere qualcosa? No, io volevo, approfitto di dire 2 cose. Sì. Innanzitutto la SPAL ha cominciato l'anno scorso questo progetto con questi ragazzi e sta cercando la collaborazione di altre società limitrofe. Quest'anno abbiamo la collaborazione diretta col Teglio Veneto, che anche se è nel vicino Veneto, però nel confine, no? Sì, siamo nel confine, siamo a 2 chilometri, dunque abbiamo instaurato quest'anno questa collaborazione che sta andando molto bene. E dopo mi permetto di ringraziare davanti a tutti qui, tutti i genitori che ci stanno aiutando. Vabbè, certo. Non è facile. Anzi, io direi di attribuire un applauso ai genitori, sì, che sono qui in piccola rappresentanza. Fate un applauso ai vostri genitori. Sì. Per noi società è importante la loro presenza, perché gestire appunto 110 ragazzi non è semplice. Dunque veramente un grazie ai genitori e soprattutto un grazie lo porto anche al presidente e al direttivo, che stanno investendo tempo e anche denaro per fare un settore giovanile che possa essere duraturo anche in futuro. Nazareno, a tutti questi ragazzi, i genitori e quelli che ci guardano da casa, i parenti, gli zii, le nonne, i parenti che guardano da casa, che Alessandro, quello che vedete girare, il nostro fotografo, vieni qua un attimo Alessandro, cioè, è il nostro fotografo ufficiale, che è qui, grazie, lui fa le fotografie di ogni programma, di ogni puntata praticamente, che poi le potete trovare sul sito tuttopordenone.it eventualmente, quindi vi ritrovate lì con tutte, e anche su Roxy Bar Sport Nord-Est, sono 2 siti internet dove potrete trovare appunto le vostre fotografie.
fotografie. Grazie, io so che tu oltretutto volevi anche salutare, se mi presti microfono colgo l'occasione per farti salutare anche qualcuno a casa. Sì, no? Beh, saluto la mia compagna che tutte le sere, le domeniche sere ci guarda e vi porto tanti saluti a voi e poi tutto lo staff di Roxy Bar, che siete meravigliosi. E noi ringraziamo la tua compagna, come l'hai chiamata tu, dai un nome insomma, Rossana, per anche i pasticcini che i ragazzini qui si sono divorati. Un applauso Rossana. Grazie a voi. Bene, allora Giada, a questo punto alzatevi ragazzi. Alzatevi pure e adesso andrà a presentarvi uno a uno. Gabriel Visintin, terzino destro, Puccini Spal 2008. Marco Chiarotto Persinotti, attaccante, Puccini 2008. Leonis Berisha, difensore, Puccini 2008. Jacopo Leandrin, portiere, Puccini 2008. Io sono il mister del 2008, Massimo Gagliardo. Alessandro Gagliardo, esterno, anno 2008, Puccini. Eric Nadalin, il ruolo centrocampista, Puccini 2008. Mattia Pensan, punta, 2008. Federico Zorzit, difensore, 2008. Alex Kosukaru, esterno sinistro, Puccini 2008. Giulio Stefanon, difensore, Puccini 2008. Giovanni Scarda, difensore destro, Puccini 2009. Lorenzo Cristian, difensore, Puccini 2009. Matteo Mazzette, attaccante, Puccini 2009. Michele Noni, sportiere, Puccini 2009. Marzen Dimitri, mister, Puccini 2009. Alessandro Marzin, punta e fascia, Puccini 2009. Manuel Monestier, fascia, Puccini 2009. Alessandro Toneguzzo, difensore, Puccini 2009. Marco Nadalutti, centrocampista, Puccini 2009. Omar Cecchinato, portiere, Puccini 2009. Luca Marchetto, difensore, Puccini 2009. Pilan Daniel, difensore, fascia 2009. Romano Pietro, difensore, fascia, Puccini Cordovado. Artico Emanuele, difensore, fascia. Marco Porracin. E chi sei? Figlio. Figlio della Silvia. Scusa. Ok, adesso sedetevi e alzatevi voi. Gabriele Esposito, fascia, Puccini 2009. Davide De Laurenti, attaccante, Puccini 2009. Marco Matiussi. Marco Madussi, fascia, Puccini 2009. Aida Panegos, attaccante, Puccini 2009. Martina Anzellotti, centrocampista e fascia, Puccini 2009. Giovanni Fiorido, attaccante, Puccini 2009. Matteo Fiandanese, fascia, Puccini 2009. Fatevi un altro benissimo, grande applauso. Un applauso agli amici di Cordovado. Ok, adesso ringraziamo appunto gli amici di Cordovado che sono venuti a trovarci questa sera. Adesso andiamo in pubblicità e poi cambieremo ospiti in studio. Dovrebbe partire.
Per acquistare, vendere o affittare un immobile in tutta sicurezza, contatta subito MediaWall. I nostri consulenti sapranno offrirti professionalità, riservatezza, proposte adatte ad ogni tua esigenza e tutta l'assistenza necessaria fino al termine dell'operazione. Visita il nostro sito www.mediawall.it o vieni a trovarci nei nostri uffici di Pordenone e Maniago. I Magrebi, per farti scoprire profumi e sapori dei nostri vini. Non solo scelta originale per un regalo, ma anche degustazioni e visite guidate. Una grande azienda vicina alle tue esigenze. Cantine I Magrebi, a Domaninse di San Giorgio della Richimbetta. Seguici sul sito e sui social. Arredamenti Martinel dal 1950, è il punto di riferimento per il vostro arredamento d'interno. Nel nostro showroom a Maron di Brugnera potete trovare molte soluzioni su oltre 4.000 metri quadri. Arredamenti Martinel, idee per la casa in movimento. Via Taglio 7, Maron di Brugnera, 0434 623137. Siamo pieni di parenti stasera. Sì. Bene, rientriamo in studio. Come vi dicevo, gli amici della SPAL Cordovado se ne sono andati. Adesso parleremo di pallavolo insieme agli amici di insieme, scusate il gioco di parole, della città. Una società che ha militato negli anni passati anche in Serie B, adesso diciamo sta disputando come formazione, come prima formazione, la Serie C regionale. Ci sono tantissimi ragazzi che fanno parte di questo sodalizio. Io pregherei anche i dirigenti di raggiungere qui le postazioni. Ecco, benissimo. Allora, se volete raggiungere le postazioni, grazie. Vi dicevo, una società che sta ripartendo per quanto riguarda la prima squadra in Serie C, attualmente si trova al secondo posto della classifica ad un punto dalla vetta e di conseguenza questo significa che le intenzioni per disputare un campionato di livello ci sono veramente tutte. Non so se chi mi ha raggiunto qui alle mie spalle, chi è che parla questa sera della pallavolo Pordenone ed insieme più in particolare? Cominci tu. Comincio io? Va bene. Ecco, allora, intanto, no, è tutto a posto, basta che mi dici e mi racconti. Tu vuoi parlare della prima squadra? Va bene. Ecco, allora, una prima squadra, come stavo dicendo, che si sta comportando molto bene. Avete cambiato completamente la rosa rispetto al passato campionato, però i frutti li state raccogliendo almeno in questa prima fase. Quest'anno abbiamo cercato di puntare su un gruppo misto di ragazze di esperienza e ragazze giovani. Sono proprio, possiamo dire, metà e metà, dove appunto le ragazze più esperte possono aiutare le più giovani nell'affrontare qui, così almeno. Okay. Grazie. Nell'affrontare appunto dei campionati più di un livello insomma più alto. E ci stiamo comportando molto bene. Finora abbiamo vinto tutte le partite, appunto questo gruppo ha creato un buon amalgama e il nostro obiettivo per ora, insomma, Non mi voglio sbilanciare, però l'obiettivo iniziale appunto di un gruppo così amalgamato in questa maniera, insomma, sta funzionando. Ecco, diciamo così. Diciamo che sei diplomatica stasera, sì. Ormai tra il calcio e la pallavolo la diplomazia sta regnando. Però il fatto sta che voi
siete secondi in classifica ad un solo punto dallo Sloga, se non sbaglio. No, dalla Virtus. Dalla Virtus a Trieste, e di conseguenza diciamo ci sono tutti i presupposti, almeno per ora, facendo per gli ora. Scongiuri, tutto quello che volete, no? Una squadra costruita da poco, diciamo attingendo anche parecchio dal nostro vivaio. Dal vostro vivaio, e quindi questo è ancora più importante, no? Sì, sì, appunto, abbiamo fatto questa cosa per far crescere le ragazze del nostro vivaio. Ecco. L'obiettivo è di cercare di fare una prima squadra con ragazze, non dico al 100%, ma comunque per l'80% del nostro vivaio. Ecco, e ci sono però, come dicevi, come anticipavi, anche delle ragazze che sono rimaste, no? Sì. E fanno un po' da chioccio, da perno, no? Da sì. Perno per la squadra. Sì. Se le vuoi citare, perché... Sì, certo, abbiamo il capitano, Claudia Faloppa, Francesca Zaccariotto. È un po' la bandiera, no? Esatto. La Faloppa è qui, no? Non l'ho sì, vista? Sì, è qui. Sì? Dov'è? Sta laggiù. È lì. E poi abbiamo Francesca Zaccariotto, anche lei che comunque aveva iniziato nelle nostre giovanili. Francesca c'è? Sì. Ecco, anche lei è andata anche a giocare in a Talmassons, serie. Sì, in sì, B1. In B1, e poi è tornata. E poi è tornata a darci una mano. E poi abbiamo un ritorno, che è Federica Babuin. Che ho visto, ma non la vedo qui, in questo momento. È qui Eccola. Dietro. Ecco, lei, forse è lei la vera bandiera della squadra, no? Perché credo abbia fatto... Sì. Mi dispiace, ma sei stata detronizzata subito. Sì. Sì. È l'atleta che da più tempo gioca con la nostra società, praticamente. E dopo gli diamo anche il microfono, assolutamente. Perché voglio sentirla. Perché lei ha fatto una pausa, senza dire niente a nessuno, ha fatto anche un paio di figli, se non sì, sbaglio. Esatto. Ecco. E dopo è tornata. E dopo è tornata, sì. Poi comunque abbiamo Agnese Saccon e Giorgia Roman, anche loro comunque sempre state nel nostro vivaio e che è da un po' di anni, insomma, che giocano in prima squadra. E poi abbiamo due new entry, che sono Eleonora Carbone, che è qui Eccola. Dietro. Ecco, anche lei comunque che ha avuto esperienze in B2 e B1. Ed Aurora Felettig, eccola qua. Che viene da Talmassons, anche lei ha giocato in B1. Ecco, però io c'è il tecnico qui. Sì. Ecco, io vorrei che venisse, che ci raggiungesse qui. Magari vieni, perché tu ti sei messo lì dietro. stai pure qui vicino. Ecco. Allora, il tecnico per Martin, questa è un'esperienza nuova, perché l'anno scorso, se non sbaglio, facevi il secondo di Rossato fino a un certo punto, poi hai preso in mano la squadra tu, no? No, è arrivato un altro allenatore e ho continuato a fare da secondo. Sì, ecco, però quest'anno hai detto basta fare il secondo. voglio fare da primo allenatore e i risultati mi sembra che stiano arrivando. Sono molto fortunato perché è una squadra che mi sta seguendo in tutte le indicazioni che do. E sono disponibili ad entrare in campo e a fare quello che viene provato in allenamento. E sicuramente è una cosa complicata, perché, come diceva Laura prima, amalgamare due fasce di età così diverse è complicato, però per il momento, grazie all'aiuto che mi stanno dando le atlete più esperte, diciamo che mi stanno facilitando il compito. Ti aspettavi di essere al secondo posto ad un punto? Vabbè che siamo nella prima parte della stagione, però ci sono stati dei risultati che forse no, erano inaspettati o no per te? Devo dire che all'inizio forse un po' inaspettato per gli obiettivi che avevamo, però dopo i primi allenamenti si è capito che la squadra aveva un ottimo potenziale e comunque che sarà un campionato che ci vedrà protagonisti probabilmente fino alla fine. Adesso vediamo un po' questo mese, perché è quello diciamo più decisivo, con scontri di vertice,
che ci diranno un po' cosa aspettarci fino alla fine. Ecco, con la Virtus quando avrete l'incontro? La prima settimana di dicembre. Quindi è lì già si vedrà insomma quali sono, perché anche loro hanno fatto una bella squadra, no? Sì, Virtus ha due giocatrici che hanno giocato in anni passati in Serie A e sono due giocatrici molto forti che fanno naturalmente la differenza in un campionato come la Serie C friulana. E c'è da dire comunque che sì, proveremo in tutti i modi a contrastarle, perché comunque anche noi abbiamo delle individualità importanti nella nostra squadra che speriamo facciano la differenza. Ecco, intanto stanno scorrendo delle immagini di una delle prime feste, no, che sono state fatte, diciamo così, in apertura di stagione. Vincenzina, allora, qui ci sono delle piccole, i piccoli, sì, no? Quelli stanno, sono i mini volley. E voi state, diciamo, sì, lavorando parecchio su questo. Sì, sì, puntiamo appunto sul mini volley, che lo facciamo nella palestra di Via Vesaglio, due volte alla settimana, dalle 4:15 del pomeriggio di lunedì fino alle 6:15. Ecco, lì noi organizziamo dei piccoli tornei, delle piccole feste, insomma questa è la festa di Halloween. E adesso la prossima sarà quella di Natale a metà dicembre. Ecco che facciamo. Ecco, voi state da anni ormai, siete diciamo così sul mercato, no? Se vogliamo usare questo termine. State lavorando parecchio con il settore giovanile, quanti ragazzi e ragazze, perché adesso non solo ragazze, ma anche ragazzi, e poi ci sì, faremo noi dire... abbiamo anche i ragazzi, sì. Ecco, quante siete in totale? Beh, totale siamo un 130, ecco, totali, tra ragazzi e ragazze, ecco. E diciamo, sì, ne abbiamo più ragazze che ragazzi, comunque stiamo lavorando molto anche cercando di lavorare con questi maschietti. Difatti abbiamo l'under 13 di maschietti e anche l'under 16 maschile che con l'under 16 si fa anche la Serie D regionale. Ecco, io ti ho fatto tutta questa premessa per farti una domanda, non so se vorrai rispondere. Voi avete lavorato da anni, adesso è arrivata un'altra società che si chiama Pordenone Volley, se non sbaglio, che è in B1, no? Gioca nello stesso vostro palazzetto. Come vedi questa situazione, questa nuova realtà che si è venuta ad insediare a Pordenone e anche al Pallagallini? Guarda, sinceramente noi facciamo il nostro. Loro, cioè, non so cosa vogliono. La vedi come una meteora oppure pensi che effettivamente questa sia una società che possa dare lustro alla città in giro per l'Italia? Guarda, loro hanno solo la prima squadra e noi abbiamo il settore giovanile che diciamo sì, che lavoriamo con tutta la città. Loro lavorano con ragazze esperte. Sì, solo con la B1, sì, con la B1, solo con le sue ragazze e basta, non hanno settore giovanile sotto. Ma questo è possibile? È possibile farlo? Non lo so se è possibile farlo, cioè qua è la federazione che... No, probabilmente perché si sono collegate a un'altra società di Udine, sì, no? Sembra che, cioè, sono collegate con l'Atomat, sì, con l'Atomat, con la PAV Udine, in pratica. Sì, per aprire questa squadra, per fare questa società, per avere i diritti della B1 hanno fatto con la PAV Udine, okay. In pratica. Vabbè, comunque non mi hai risposto. Ok, va bene, passiamo non ad un'altra. Non volevi arrivare. Vuoi la domanda di riserva? Ok. Va bene, allora dicevamo che comunque il Pordenone sta dando frutti, insieme per Pordenone, sta dando i frutti di tanto lavoro, non solo nel femminile,
ma anche nel maschile. Sì. L'anno scorso, se non sbaglio, c'era, allenava la squadra maschile Antonio Cornacchia, l'anno scorso. Anche l'anno scorso? Sì, anche lo scorso anno, l'under 16. Allora, a questo punto io, siccome l'ho visto Antonio che è qui, no? Sì. No, lo faccio venire qui vicino a me e facciamo dire due parole sulla... troppo grazie. Allora, che applauso, eh? Anche... Perché sei convinto? No, dicevamo che il maschile solitamente era un settore riservato a Prata e Cordenons, no? Soprattutto Cordenons. Negli ultimi anni. Ecco, negli ultimi anni. Il maschile si è perso, sì, negli anni, ma negli si anni a Pordenone c'era, ecco, il Pordenone c'era un bellissimo serbatoio. Serbatoio anche dal punto di vista del vivaio. Poi qualcosa non è andato, è morto. L'attenzione si è rivolta soprattutto, ecco, nel femminile, perché sono di più, le donne lo sappiamo benissimo, la maggioranza. Forse altri sport ci hanno portato via l'attenzione, i ragazzi sono sentiti più trasportati verso altri sport. Però e adesso in regione, diciamo la verità, la 2 rappresentata dal Prata che... Per fortuna. Dico per fortuna. Che... da lustro, diciamo, se posso, rispondo io alla domanda che la Vicenzina non ha voluto rispondere. Per la pallavolo è sempre un bene comunque che sia non solo insieme a Pordenone, volley Pordenone, ma se c'è pallavolo, se c'è il nostro sport, è sempre un vantaggio. Purtroppo il problema qual è? Le strutture perché se vogliamo in 30 società giocare in due strutture, quindi se c'è la possibilità di avere strutture, ben vengano una, due, tre, 10.000 società di pallavolo. Ritengo che sia uno sport eccezionale, stupendo, alla portata di tutti. Credo che insegni valori ben diversi da quelli che vediamo solitamente in altre attività sportive. Da noi non esistono gli attacchi selvaggi che vediamo in altri sport. In teoria il terzo tempo lo attuiamo da 30.000 anni, da quando è nata la pallavolo, mentre si dà meriti ad altri sport che hanno questo metodo terzo tempo. Noi solitamente finiamo la gara con una stretta di mano sotto rete, sempre stato, ma convinto. Anche, quando giochiamo, anche il rapporto giocatori-arbitri è diverso, no? Nella pallavolo l'abbiamo già messo. Nel pallavolo noi sappiamo benissimo che non possiamo... Sento un brusio perché forse non è così, forse non è così. No. Finisce tutto quando finisce la partita, ma soprattutto sappiamo benissimo, i miei ragazzi lo sanno, lo insegno quotidianamente, noi abbiamo bisogno degli avversari per poter giocare, se vogliamo giocare. Quindi è un pezzo importante l'avversario. Un concorrente... che lo vediamo come avversario, però senza di loro non ci sarebbe nessuno a giocare. Stasera ti stai prendendo diversi applausi, no? Però non mi hai risposto alla domanda, ossia voi cercate proprio di ripristinare la pallavolo maschile a Pordenone? È questa la vostra intenzione? Questo bisogna domandarlo alla società, al presidente, perché ovviamente noi siamo la minoranza, sui 130 iscritti sono 30 ragazzini, stiamo cercando anche aiuti esterni, perché abbiamo trovato una collaborazione col Cordenons, quindi non siamo avversari, facciamo sport, lo stesso sport, per poter portare una squadra competitiva in Serie D, perché i nostri sono ragazzi giovani di 15-16 anni e quindi con l'aiuto del Cordenons, con altri ragazzi di 17 anni, non vecchiacci, noi ogni sabato ci confrontiamo con gente che possono essere i genitori dei nostri ragazzini in Serie D. Ma perché? Perché ovviamente si fa fatica a fare squadra, quindi gente di una certa età è costretta ancora a stare in campo. Se la società ha l'intenzione di mandare avanti, i presupposti ci sono. C'è un bel gruppo di ragazzi che hanno già fatto bene 2 anni fa con Enrico Fontana, riuscendo ad arrivare alle finali nazionali Under 14. L'altro anno abbiamo sfiorato l'impresa, pur essendo più giovani degli altri, arrivando in semifinale. Appunto, i presupposti ci sono. Se la società vuol lavorare anche in questo settore, allora, c'è il presidente. Visto che, no, appunto, adesso fai tu la domanda al presidente, no? Visto che ormai presidente, ti sei lanciato. Presidente, abbiamo futuro, abbiamo vita. Beh, noi contiamo anche nell'aumentare il numero del maschile. Pordenone, proprio come Pordenone, il maschile non ha grandi numeri e secondo me, perché ci sono altri sport che questi numeri ce li portano
via, ma non in senso negativo. La pallavolo è un po' uno sport di piccoli numeri, noi siamo costretti a girare sabato, tutti i sabati e tutte le domeniche in regione, perché non c'è un campionato provinciale come c'è nel femminile, dove i numeri ci sono. L'obiettivo sì è far crescere e contare anche sui risultati di questi ragazzi che abbiamo, per attirare anche nuove leve, e partire anche con l'Under 13 che hanno iniziato sabato proprio il loro percorso, e quindi aumentare anche nel maschile. È una società nata come femminile, i nostri numeri sono più nel femminile, però vogliamo affrontare entrambe le discipline. Sì. La presidentessa non è la prima al femminile in questa società, perché io ricordo che qualche anno fa c'era Valentina, no? Se non sbaglio, Marson. Quindi diciamo che... com'è? Tutte donne. Tutte donne. Vabbè. Comunque io direi allora, prima di presentare tutte le ragazze che sono venute qui, di la prima squadra qui, per cortesia, che vi presentate voi, proprio qui vicino a me, sì. Allora, e direi di, io consegnerei a te il microfono, così fai da padrona di casa, proprio cominciando a... Sì. Sì, presentati tu. Presentati tu. Comincio, sì. Io sono, sì, Federica Babuin. Bandiera di Insieme per Pordenone. Non racconto la storia di come è nata Insieme per Pordenone. E volevo dire solo una cosa riguardo, diciamo, la squadra, che quando Alessandro mi ha chiesto appunto la disponibilità di, insomma, di affrontare questo campionato insieme, sono stata molto contenta, perché al di là, diciamo, dell'aspetto tecnico piuttosto che del gioco, mi è piaciuto il fatto, insomma, che lui vedesse in me qualcosa proprio a livello personale di come affrontare le partite piuttosto che gli allenamenti, quindi c'è un feeling, esatto, tra voi. Esatto, okay. Esatto. Allora andiamo a presentare le ragazze, queste ragazze che sono seconde in classifica per il momento. Sì, sì. Presento, sì, sì, il capitano. Sì. Sono Claudia, vice bandiera. Vice bandiera. Sì. Andiamo avanti. Francesca Zaccariotto, centrale. Giorgia Mottin, centrale. Alessia Casaro, schiacciatore. Alessia Pezzutti, libero. Agnese Saccone, opposto. Giorgia Roman, schiacciatore. Alessia Fabian, palleggiatrice. Camilla Canzian, schiacciatore. Aurora Feletti, centrale. Eleonora Carbone, palleggiatrice. Bene, allora voi fate un applauso a queste ragazze che rappresentano la prima squadra, potete accomodarvi. Adesso Giada andrà a conoscere quello che sarà il futuro della pallavolo Pordenone. Allora, in piedi solo la parte alta. Voi. Sofia Puleio. Giulia Garofalo. Camilla Abate. Martina Veneziani. Angela Dedei. Ginevra Zanut. Medica Musafovska. Elisa Moschetta. Mariam Dene. Irene Leanza. Beatrice Viva. Mara Sutti Viola. Asia Mottin. Valentina Buscemi. Caitlin Avdili. Lara Dalbon. Sara Martin. Aurora Argiolas. Beatrice Zanut. Giada Nascimben. Nicola Monfrini. Lorenzo Sartor. Giorgio Bisioni. Bene, allora voi venite, raggiungetemi velocemente qui. Venite qui. Parti da lì. Venite. Filippo Perosa. Marco Favretto. Leonardo Petrucco Toffolo. Andrea Fachin. Aurora Gieci. Grace Avdili. Alessia Ioana Kozma. Angelica Battistella. Giulia Mole. Perfetto, mancano quelle. Con la sinistra, Silvia. Pignaton Diletta. Chiara Cusin. Grazie Giorgia. Cristina Martin. Greta Santin. Ginevra Lodolo.
Chiara Sguassero. Giovanna Tellan. Eleonora Gobbo. Giorgio Furlanetto. Sono già Alice Cancian. Sì, basta, ok. Bene, un applauso, potete tornare al vostro posto. Grazie, erano sì. Tante questa sera. Erano tante veramente. Ricordo anche a voi come abbiamo fatto con i ragazzi del calcio che sul sito tuttopordenone.com o Roxy Bar Sport Nord-Est su internet ovviamente potrete trovare le foto che Alessandro, il nostro fotografo ufficiale, vi ha fatto mentre eravate ospiti qui in studio con noi. Bene, apriamo basket. La pagina del basket. Perfetto, allora grazie. Mentre chiedo a Palomba se ci sono aggiornamenti. Vieni, entra velocemente. Dai, vieni qua, su. Allora, dai, forza, veloce. Purtroppo all'ottavo la Juve è passata in vantaggio a Milano. Non è che l'inizio. Purtroppo. Va bene, ok, lascia il microfono qui. Un microfono, tieni tu il microfono a Roberto per piacere, perché ragazzi, pallavolo benissimo, però questa sera abbiamo qui a Roxy Bar un giocatore di basket da Serie A, Roberto, no? Sì, abbiamo con noi Riccardo Trucolo, che ringraziamo per essere venuto. Buonasera. Giocatore che ha militato in Serie A2 a Udine e a Pavia. Ha giocato in Serie B a Perugia, Udine e ancora Jesolo, prodotto del vivaio pordenonese che ha abbandonato all'età di 16 anni. Giocatore che attualmente viaggia nelle prime posizioni come marcatore del campionato con a media di 22 punti. La sua striscia finora nella prima giornata 18 punti, nella seconda 28, nella terza 16, nella quarta 23, nella quinta 24, ieri a Trieste addirittura 28 punti di nuovo. Quindi, se andiamo avanti di questo passo, a fine campionato arriverà sui 100, insomma. Hai già più di 100 punti segnati, 127. Sì, no, dico 100 a partita. Ti ringrazio Ricky di essere qui, qui con noi. Una domanda proprio personale, una curiosità personale. Com'è che sei tornato a Pordenone? La ritengo anche una fortuna essere tornato a Pordenone, aver giù in Calabria e in questa situazione di squadra dove mi trovo, perché comunque siamo amici. No, la domanda è relativa alla categoria in cui si trova il Pordenone. In questo di vita, senso. Ancora che ho preso l'anno scorso, ho fatto una scelta di vita io con la mia compagna, ho deciso di smettere di fare il professionista per vari motivi personali e alla fine mi ci ritrovo qua. Non da professionista, ma comunque da giocatore. Noi ci dispiace per i grandi perché, ma siamo felicissimi che tu sia venuto qui a Pordenone ad aiutarci a spingere Pordenone verso quello che era il basket di una volta, quando noi eravamo giovani, Carraro. Sì, bravo. La compagna è qui. Ah, la compagna. Fa pallavolo? Sì. Allora, scusami, chiedo, la compagna viene qua adesso. Eh sì, giustamente la compagna viene qui, fantastico. E allora, al contempo, chiedo a Loreti, che è un esperto, che apra, perché brindiamo al connubio fra volley e basket, ragazzi. Eh sì. Avanti, continua Roberto. Sì, parliamo allora della partita di ieri che volevo analizzare insieme a Riccardo. No, sì, partita finita sul 94-70. In casa del Don Bosco Trieste, primo quarto in equilibrio 18-19, poi 32-48 all'intervallo, 53-61, quindi una piccola ripresa. Porta fortuna! Della squadra di casa e poi appunto il risultato finale. Trucolo ha segnato, dicevamo, 28 punti con 6 tripli su 11 tentativi, normale amministrazione per lui. 16 punti poi di Muner, Pinta al Posco 14 punti e 10 rimbalzi, Piovesana quota 10, anche lui in doppia cifra, Mattia Galla ha segnato solo 8 punti, ma si è limitato a smazzare assist, ben 8 ai compagni, 6 assist anche per Gelormini che ha aggiunto 5 punti. Abbastanza una vittoria tranquilla, dall'altra parte ci sono i 16 punti di Baldi, i 13 di Carlin, 16 anche per Catenacci e 14 di Bonicioli. Che partita è stata, Riccardo? Sulla carta doveva essere facile, era la prima contro l'ultima, poi si sa, queste qui sono le più difficili, devi in trasferta, poi devi affrontarle con la testa giusta, magari non ti entrano dei tiri che di solito entrano,
Quindi ci siamo appunto trovati anche in difficoltà il primo quarto, abbiamo rincorso per un po' di minuti, poi siamo riusciti appunto a prenderci il nostro vantaggio, abbiamo avuto un altro piccolo calo nel rientro, nel terzo quarto però poi siamo riusciti a gestirla bene e abbiamo chiuso più 20, abbiamo chiuso a molti minuti. Un gioco da ragazzi? No, insomma, non facilissima, però siamo stati bravi a gestirla, insomma. Sì, andiamo avanti con gli altri risultati della C-Silver. Nella sesta d'andata l'Intermec Cordenor, dopo aver piegato nel derby l'Humus, andava a Romans sul campo dell'ultima in classifica. E c'è stata la sorpresa, perché l'alimentari a Romans ha vinto 70-64. A condannare i giocatori di Beretta, l'8 su 33 da 3 punti e soprattutto una difesa a zona che negli ultimi minuti ha decisamente messo in difficoltà la squadra ospite, che aveva condotto il primo quarto 16-15, poi 36-32 all'intervallo, 50-47, è stata sopra anche tre volte durante la partita di 10 punti, ma poi questa difesa a zona ha scombussolato i piani alla squadra di Cordenors, che ha dovuto cedere i due punti alla squadra di casa. Prima vittoria, dicevamo, per Romans. 14 di Luis, 9 di Frusi, 9 di Pivetta e 9 di Damianovic per quanto riguarda la squadra del Cordenors. Dall'altra parte Rovic con 17, Visentin 15, 11 per Babetto e 11 anche per Basso. Te aspettavi questa sconfitta? Ma diciamo che quello che sto vedendo è che non si può prevedere niente, qua sono sempre partite che bisogna stare attenti e non sai mai, anche appunto DGM all'inizio era partita un po' così, adesso mi pare che abbia vinto 3 o 4 partite di fila e Cordenons doveva essere un outsider, diciamo una squadra di giovani che lavorava tanto, invece secondo me è una super squadra che gioca bene, c'è da stare attenti, quindi sì, diciamo ci sono le squadre più forti e quelle un po' più deboli, ma non si può abbassare la guardia con nessuno, neanche qua. Senti Roberto, prima di andare avanti, facciamo un brindisi allora con il nostro amico dei Magredi alla vittoria della winner di ieri, ma anche questo connubio sportivo. Sì, il primato in classifica e questo connubio sportivo fra volley e basket, no? E io sono sicuro che ci uniremo tutti, prendi anche tu il tuo calice, Roberto, perfetto. Grazie. Allora, cin, auguri allo sport in genere e al primato della winner. È offerto da Magredi, che è il nostro amico. Perfetto, senti, una domanda così, in casa chi è che fa il playmaker fra voi due? Dai, ce la gestiamo, però lei è molto brava, se non ci fosse sarebbe un bel problema. Tu giochi in area e lei è quella che dirige il gioco, allora. Sì, dai. Cioè, va bene, abbiamo il braccio, abbiamo capito. Va bene, Roberto, andiamo avanti allora. Sì, andiamo avanti con un altro risultato, una bella vittoria per Sacile, che aveva bisogno di due punti come l'aria. Ha battuto la Lusetti Servolana Trieste con il punteggio di 69-62. Già il primo quarto a favore della squadra liventina, 26-13, poi 47-32. C'è stato un piccolo recupero nel terzo quarto, 56-53, quindi minimo scarto, ma poi ha chiuso appunto con i due punti. Schluder, l'americano, 15 punti con 3 su 6 da 2, 2 su 6 da 3 e 3 su 4 tiri liberi migliore. Comunque importanti anche i 12 punti del play Varuzza, i 7 punti di un Bovolenta che rientrava, a cui ha aggiunto 13 rimbalzi e un D'Angelo a quota 10. La Vispinimbergo aveva il compito più gravoso sabato, ospitava la Blue Energy Grudoloipo, l'altra capolista. Ha perso con il punteggio di 76-82, ha venduto cara la pelle, ma ha dovuto cedere alla squadra udinese, che ha avuto un Munini a quota 17, Venaruzzo, Pordenonese, 14, Spangaro 14, Gaspardo quota 16. Non sono bastati alla Vis i 14 punti di Bardini, i 12 di Del Simo, i 13 di Paradiso, i 22 del play Passudetti e i 12 di Bianchini. Bene, chiudi e stringi perché siamo ai saluti, Roberto. Sì, allora volevo solo dare i risultati allora per quanto riguarda la Serie D, vittoria di misura quella di Tarcento sull'Azzano Decimo 69-62, mentre Aviano è andata a espugnare il campo della Collinare Fangaglia 71-53, riposava il San Vito, in classifica primo è il San Vito appaiato proprio dal Casassa. Per quanto riguarda la B
femminile, abbiamo il risultato che ci giunge della partita che si è conclusa da poco, e la CEG International Pordenone ha battuto la Solmec Rovigo 59-58, 17 punti di Laura Melder, 11 di Recanati, 9 di Leonardi, 8 di Cella. Perfetto, grazie Roberto. Io con giusto l'applauso che è da dividere fra i tre personaggi che abbiamo in questa parte finale. E un'altra, un'ultima curiosità da chiedervi, veramente. Ma quando nasceranno, faranno volley o basket? Decideranno loro. Decideranno loro? Io non so se sarà proprio così. Comunque, grazie mille ancora una volta. Allora, siamo scusa, ai saluti finali. Venga dentro. Vieni, sì, dimmi. Sì, no, allora un'ultima cosa, perché la presidentessa del volley voleva aggiungere qualcosa, Giovanna Della Barbara. Cosa voleva dire? Volevo dire solo che la nostra società è molto attiva sul fatto di organizzare tornei. Abbiamo organizzato a settembre il Volley Challenge, che continuerà nella sessione natalizia nel 23 di dicembre, con un quadrangolare femminile e maschile. Il 2 dicembre ci sarà il sapore d'autunno, questo coinvolge i ragazzini più piccoli, e poi a Pasqua il nostro torneo tradizionale. Benissimo, grazie, un applauso alla presidentessa. Prego. Velocemente, alzati Roberto, hai un risultato da dare. Volo, il risultato della Serie D, North Caravan Rorai Grande Casars, il derby che si giocava questa sera, ha vinto la formazione ospite con il punteggio di 98-77, e quindi il Casars, che dicevo insieme a San Vito, è primo in classifica. 20 punti per Freschi, 15 per Del Moro nella squadra di casa, dall'altra parte 16 di Stefano, 14 di Indri e 16 anche per Prenas. Perfetto, grazie mille. Allora, siamo in chiusura. Io mi stavo chiedendo qual era il ruolo di questo personaggio, che non parla neanche bene l'italiano. Adesso ho scoperto. È il fiorista della è una rosa per Giada e una rosa per te, Silvia, da un vostro fans. Trentino. Sono vostro fans, uno che sono due in pratica. Ok, allora do solo un aggiornamento. La Ternana ha vinto, la Feralpi ha pareggiato, per cui. Va bene, a domani allora per il Super Derby al Bottecchi alle 20:45 farà Pordenone e Triestina. L'appuntamento per voi in studio invece ve lo danno le ragazze che hanno collaborato con noi, Silvia e Giada. Domenica prossima. Sempre alle 19. Vi aspettiamo. Sicuramente. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.